Ciao a tutti, video dei prodotti finiti del mese di marzo. Inizia un nuovo mese, ma noi cominciamo a parlare di ciò che abbiamo lasciato nel mese precedente. E che cosa ho lasciato io nel mese precedente? Ho lasciato l'acqua micellare della L'Oreal, questa qui, di cui vi ho già parlato. Scusate, ho la voce un po' bassa, baritonale, ma è un po' tutto l'ambaradan che mi porto dietro con questi sbalzi di temperatura. Sapete che sono stata a sciare a Torino. E il giorno dopo era primavera inoltrata e il giorno prima eravamo sotto zero ed ecco qua, la voce se n'è bella che è andata, quindi mi sentirete con questa voce molto profonda, molto impostata, ma è così. Allora, torniamo a noi. L'acqua micellare della L'Oreal, ve ne ho già parlato, vi ho detto già che mi piace molto questo prodotto, è per peli secche e sensibili. Ne avessi ingarrata una di vocale aperta, chiusa, le ho messe così alla come vengono. E, è molto delicata, non dà effetto appiccicaticcio sulla faccia. Inoltre, io con l'aggiunta di qualche goccina di olio struccante ci ho struccato anche gli occhi e non mi brucia assolutamente sugli occhi, come diverse fanno. E sicuramente è un prodotto che ricomprerò. Mi è decisamente piaciuta. L'unica cosa che già vi ho detto altre volte, e tante di voi anche mi hanno confermato che non mi piace assolutamente, indovinate che cos'è? Questa confezione terribile. Cioè, questa è veramente niente, è scola, fa, dovete stare attenti a quando la versate, perché comunque c'è, cioè, questo buchetto qua al centro, sto coso largo, non è neanche incanalato comunque il liquido, cioè non è leggermente rialzato il buchetto da cui fuoriesce, quindi si spampana un po' ovunque. Però glielo perdoniamo perché il prodotto effettivamente è valido, soprattutto se poi la ritrovo in offerta, che è anche meglio. Adesso ne sto usando un'altra, dove arrivo un po' con l'ultimo carretto. Perché se n'è già parlato tantissimo, è la prima volta che le utilizzo, ma queste sono altre storie, ne parleremo altrove. Poi, altro prodotto che ho finito, è sempre tra l'altro per la detersione del viso, è della Humankind, ve ne ho sempre già parlato, è il Wash Off Facial Cleanser, cioè lui, che è il prodotto che utilizzavo la mattina e la sera per appunto andare a detergere il viso. È un prodotto cremoso, è molto adatto anche per le pelli da normali a secche, non va ad enfatizzare l'effetto secchezza sul viso, non vi fa l'effetto oh mio Dio, dov'è la crema idratante, mi ci devo tuffare dentro. Ed è davvero un buon prodotto. Nella confezione esce insieme al pannino famosissimo, ve ne ho parlato già, insomma, da qualche anno che vi parlo dei pannetti di Humankind. Io però non l'ho usato con il pannino per andare a struccare oppure anche a livello di detersione, l'ho usato semplicemente sulle mani, andando a massaggiare sul viso inumidito, andavo a sciacquare ed è fantastico. Sicuramente è un prodotto che potrei ricomprare. Adesso anche qui ho deciso di utilizzare prodotti nuovi che non avevo ancora mai utilizzato, ma sicuramente questo è un prodotto che può ritornare nella mia routine di detersione viso perché mi è piaciuta tantissimo. Poi al solito i dischetti dell'Esselunga, questi sono i 50 maxi dischetti, quelli tondi che da una parte sono fatti a nido d'ape, dall'altra invece sono lisci e sono fantastici, tra i migliori, non si vanno aprendo, facendo, disfando, insomma, quindi assolutamente, poi spessissimo li trovo in promozione, insomma, li prendo in promozione, non in promozione come viene, perché mi ci trovo. Ultimo prodotto beauty, credo, perché poi come al solito, sì, no, forse c'è un'altra cosa, devo controllare bene sul fondo. È un'altra crema di cui vi ho parlato moltissimo ed è la crema notte all'argan e amaranto, della Dr. Scheller. Questa è una crema bio, certificata bio, la presi l'anno scorso sul sito di Ecoverde che vende tutta la linea del Dr. Scheller. Ho deciso di usare questa crema notte perché mi sembrava indicata per. Mi piace da morire il profumo di questa crema. È un profumo sa di limone. Ma come vi ho detto in tutti i video dove ve ne ho parlato nel corso di questi mesi, sa di delizia al limone di Sorrento. È una roba fantastica. Mamma mia, l'adoro. Infatti, penso che la terrò ancora un po' così senza lavare la confezione perché io adoro sniffare questa crema. E questo è uno dei motivi per cui mi dispiace sia finita.
E mi dispiace anche che sia finita perché io comunque mi ci sono trovata bene. Non era né troppo né troppo poco. Si assorbiva abbastanza rapidamente. Non l'ho usata solo nel periodo estivo dello scorso anno, ad agosto, insomma, l'avevo cominciata ad usare qualche mese prima perché comunque io non tollero nulla, quindi anche se questa non è una crema di quelle particolarmente dense, corpose, mi dà fastidio qualunque cosa, non sono riuscita ad usarla, ma ci sta. Per il resto l'ho usata in maniera continuativa in questi mesi e mi ci sono trovata davvero bene. Adesso ho altre cose da utilizzare, ma questo è un prodotto che assolutamente potrei ricomprare per tutte le caratteristiche di cui vi ho parlato e detto in questi mesi, nonché oggi. Quindi davvero un buon prodotto. Mi è stato detto che anche quell'aggiorno non è niente male. Se poi mi deciderò, insomma, più in là, appena smaltisco un po' di prodotti che ho ancora da utilizzare a riprenderla, c'è la forte possibilità che magari l'associ proprio con quell'aggiorno, perché no? Sarebbe una cosa interessante da provare anche così. Altre cose che ho finito sono una serie di campioncini che mi sono stati regalati in profumeria. Della Dior, c'è cioè il Miss Dior Blooming Bouquet, questi qui, questo è uno, ma ne ho finiti almeno tre. E questo profumo mi piace un sacco. E poi per questo periodo, no, mi piace tantissimo. Io avevo già usato un Miss Dior versione estiva, non con questa profumazione, ma diversi anni fa, nel primo che è uscito, diciamo, in versione eau de toilette. E mi è piaciuto tantissimo, anche questo mi piace molto. Ha una buona durata ed è proprio, se vi piacciono i profumi fioriti, ovviamente va da sé, perché questo è assolutamente fiorito, e per questo periodo è favoloso. Quindi buono, mi è piaciuto un sacco. Mi sa che me ne è rimasta ancora un'altra di fialetta, adesso quella comincerò a centellinarla perché poi so che non ne ho più. Per rimanere in tema così primaverile e fiorito, ho finito della Yankee Candle la Love Me, Love Me Not, che è la tarte, quella con la profumazione di Margherita, che mi piace tanto. Non so se esista ancora, perché io questa qui comunque la presi diverso tempo fa, me era rimasto l'ultimo pezzetto anche qui, perché io non l'ho più trovata, ma la profumazione è davvero buona, è molto gradevole e soprattutto in questo periodo di sole, temperature che cominciano a ridiventare finalmente un po' tiepidine, in cui si sta bene, in cui io personalmente, già normalmente tengo sempre casa tutta spalancata, figuratevi adesso che cominciano ad esserci queste giornate più lunghe, queste temperature più miti, è tutto uno spalancamento di finestre e questo profumo così margheritoso, delicato, mi piace tantissimo. Poi andiamo alla fase cioccolate. Sapete che ormai questa è una caratteristica dei miei video dei prodotti finiti, ho visto che qualche amica l'ha inserito anche lei. Parlo della Simon, ovviamente, nel video dei prodotti finiti perché come me è un'appassionata di cioccolata e soprattutto cioccolata fondente, infatti tra di noi è uno spaccio continuo di informazioni e cose. Ed infatti vi faccio vedere una cioccolata che in realtà non ho finito questo mese, ma il mese scorso me la sono dimenticata e ho trovato la scatola che avevo messo da parte e ve ne parlo per questo mese. Ed è quella della Lindt al cocco. Vi avevo fatto vedere che l'avevo presa in outlet a Castelromano, avevo preso diverse di queste cioccolate della Lindt. Questa vi avevo già detto da qualche parte e qui andiamo a braccetto sempre con la Simon perché lei abbiamo gusti molto simili e per la stessa ragione questa non è piaciuta a tutte e due. Appunto non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta non perché sia un cattivo cioccolato, assolutamente, è che a me piace il cioccolato un pochino meno dolce. Questa mi stucca proprio, cioè il primo pezzetto ho detto buona. Quando poi nei giorni successivi ho mangiato un altro pezzetto di cioccolata, no, e alla fine non l'ho finita io, cioè non ce l'ho fatta, perché proprio mi dava una sensazione quasi di nausea, cioè per me questa è troppo, troppo dolce, non è il fondente che piace a me, il fondente che piace a me è questo, io l'ho scoperto per, cioè uno dei tanti, l'ho scoperta questa marca per caso alla Conad, è una marca, mi sembra. No, oddio, non mi ricordo la provenienza, l'avevo vista, forse è inglese. Sì, è inglese. Mi fa ridere perché come l'ho letto il logo qui, la marca, mi sono ricordata di Willy Wonka. Non so se ci sia qualche attinenza. Sono delle cioccolate piuttosto costose. Io le ho prese anche in offerta prima di Pasqua. Mi sembra di sì. A inizio del mese
E comunque sono delle tavolette di 50 grammi, quindi piuttosto piccine, e credo di averle pagate in offerta intorno ai 3 euro l'una, quindi non costa poco, ma questa cioccolata è spaziale. Ovviamente ho preso il fondente aromatizzato all'arancia, non ha pezzetti e non ha niente, è solo aroma di arancia dentro. Ha oltretutto degli ingredienti ottimi. Vi faccio vedere, leggere la targhetta di questa, ma questo è praticamente la stessa cosa. E sono di una qualità superiore, cioè queste sono veramente, veramente fantastiche. Non sono andata a vedere se le hanno ancora, perché era uno stand che avevo trovato in mezzo tra uova di cioccolata e cose varie, e colombe. Avevo trovato lo stand di questa cioccolata e ne avevo prese due. Questa era sempre fondente, con aromatizzata la frutta, buonissima, perché è proprio un equilibrio perfetto, ma la cioccolata è qualcosa di sublime. Questa stessa cosa aromatizzata all'arancia, top, mi sono piaciute da impazzire. Se la trovo, qualcosa riprendo. Ultima cosa che vi faccio vedere è la gassosa, questa qui. Questa me l'aveva mandata, è una gassosa molto particolare, di un brand italiano, che produce queste bevande dal, non mi ricordo più, l'avevo letto da qualche parte, chi lo sa, dal 1910. La marca è Galvanina e ha questa bottiglia tutta tempestata di disegnini in rilievo fantastici. Questa me l'aveva mandata il sito Xberry, ve l'avevo fatto vedere, perché loro, oltre ad avere una sezione beauty, hanno anche una sezione mangereccia con delle marche, dei brand sempre molto ricercati, che fanno prodotti di una certa qualità. Allora, io non sono un amante delle bevande in generale, io vado proprio acqua, soprattutto acqua liscia, cioè sono veramente la tristezza fatta persona da questo punto di vista. Quindi non bevo aranciate varie, Coca-Cola e nemmeno la gassosa. Questa io l'ho assaggiata e l'unica cosa che vi posso dire, l'ho assaggiata nel senso che non è che l'altra l'ho buttata, non l'ho bevuta io. L'unica cosa che vi posso dire è che ovviamente non ha niente a che vedere con ciò che voi potete immaginare abbinato alla parola gassosa, quella del supermercato, appunto. Perché innanzitutto non è così piena di anidride carbonica, insomma, bolle e cose. E non ha quel, per me hanno retrogusto proprio de scatola, sapete quelle cose al limone, un po' posticce, un po' non lo so, sintetiche. Questa sembra una bevanda al limone, molto delicata e molto buona. Non sono una da bibita, però questa non ha niente a che vedere con ciò che ho assaggiato negli anni di altra roba, quindi questo va detto. Mi hanno detto che è molto buona e io vi posso dire che effettivamente è qualcosa di diverso da ciò che normalmente si trova nei supermercati, e d'altronde non poteva che essere così, immagino. Questo è tutto quello che ho finito nel corso di questo mese, niente di eclatante, però dei capisaldi che effettivamente mi sono piaciuti molto, soprattutto a livello di detersione e idratazione, perché questi tre sono tre prodotti ottimi, mi sono piaciuti tantissimo. Non mi perdo in altre chiacchiere, vi saluto, vi abbraccio e vi bacio e ci vediamo il mese prossimo, sempre con il video dei prodotti finiti, perché appunto non puoi iniziare un mese senza archiviare quello precedente, e no, è la regola. Ciao!